Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, e salvaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Cuore immacolato di Maria, rifugio delle anime. Regina, tu resti con noi. Concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi Santa Madre di Dio. Preghiamo, o Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato bene la salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione. A noi che con il Santo Rosario e la Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi imitare ciò che si contengono e raggiungere ciò che si promette. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sia sempre benedetto il cuore immacolato di Maria, perché nella tempesta sei rifugio dell'anima mia. Cuore di Gesù ci hai dato.
luci e santifica le nostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Mamma Natuzza, è bello per noi questa sera ritrovarci insieme come fratelli per ricordare con questa celebrazione eucaristica il vostro 85esimo compleanno. Nella felice ricorrenza con la vostra famiglia e la Fondazione sono presenti la comunità di Paravati, i cenacoli di preghiera e tanti altri vostri figli spirituali, molti dei quali venuti anche da lontano. Sappiamo tutti, purtroppo, delle vostre non buone condizioni di salute, ma questa sera abbiamo la gioia di avervi qui con noi e di esprimervi i nostri filiali sentimenti di affetto e gratitudine. Per il progetto del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime in piena fase di realizzazione, per il richiamo alla conversione e al recupero della nostra vita interiore, per la vostra testimonianza di fede operosa destinata a lasciare tracce indelebili nelle nostre comunità ecclesiali e nella società civile sullo sfondo dei nostri tempi forti e difficili. La vostra vita, la sofferenza del pane spezzato e del sangue versato per la salvezza del mondo, è un dono per tutti noi, ma è un dono che ci pone esigenze e responsabilità per il cammino che ci sta davanti. La vostra missione è un invito per tutti noi ad entrare decisamente nel progetto del Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime. Gli impegni di questo progetto che facciamo nostro sono la moltiplicazione dei cenacoli e la diffusione di questa bella devozione mariana, la realizzazione della Chiesa e delle altre opere che le fanno corona. Ma l'opera che più ci sta a cuore in questo momento è la realizzazione della Chiesa, per darvi la gioia di partecipare alla sua inaugurazione. Per questo comune obiettivo bussiamo a tutte le porte come gli accattoni, i poveri della Madonna, e contiamo sempre sulla vostra preghiera. La nostra generosa risposta sarà la vostra gioia davanti al Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime, segno di tempi nuovi per il nostro mondo. Mamma Natuzza, vi vogliamo bene, preghiamo per voi insieme a quanti si uniscono a noi in questo momento. Vi facciamo i più affettuosi auguri di buon compleanno e di lunga vita tra di noi. Ringraziamo Don Giovanni d'Ercole, fedele a questo appuntamento con il compleanno di Mamma Natuzza e con tutti noi, che presiede questa celebrazione eucaristica. Ringraziamo Monsignor Raffaele Facciolo, vicario generale della Chiesa locale di Catanzaro Squillaci, e i sacerdoti che fanno corona all'altare. Ringraziamo il sindaco di Taverna, qui rappresentato, per i vari servizi d'accoglienza e di ordine predisposti, e le altre autorità del territorio, il Corpo Forestale dello Stato, l'Ente Parco, la Comunità Montana. Ringraziamo l'Arma dei Carabinieri, i Vigili Urbani e i volontari della Croce Rossa per i servizi di loro competenza. Ringraziamo infine la famiglia Bianco,
per la sua disponibilità e per la disponibilità del parco. Grazie. Ora, cari fratelli e sorelle, il dono più grande che noi possiamo fare a Mamma Natuzza quest'oggi, in occasione del suo compleanno, 85 anni, è quello di una partecipazione intensa, devota, sincera alla celebrazione dell'Eucaristia. Allora io vorrei invitare tutti voi, come già vi ha detto Padre Michele prima, a lasciare da parte le macchine fotografiche, i cellulari, tutto quanto, e a stringere le mani in una sola preghiera. Lasciate le macchine fotografiche e mettetevi a pregare. È il dono più grande che potete fare a Mamma Natuzza, e che questa nostra preghiera più è unita, più è sincera, più arriverà al cielo, il quale oggi ci dà un grande segno dell'amore di Dio, questo sole che viene dopo la tempesta, dopo la pioggia. Noi ci raccogliamo ora in preghiera, e il primo atto che facciamo è quello di riconoscere i nostri peccati, purificare il nostro cuore, perché possiamo, perché la nostra preghiera giunga al cuore di Dio. Per questo chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati. Hanno dato Gesù Cristo. Ogni anno questo appuntamento attorno a Mamma Natuzza offre a ciascuno di noi e tutti insieme, ai parenti innanzitutto, alla sua famiglia, alla fondazione, ai cenacoli e a tutti noi che formiamo ormai la sua grande famiglia spirituale, ci permette di fargli gli auguri, di stargli vicino, di dirle che le vogliamo bene, vero sì o no? Sì. Bene. Dire a una persona ti voglio bene è facile, dimostrarlo è un po' più difficile. Allora questa sera, proprio perché Mamma Natuzza, io immagino che ciascuno di voi che è venuto qui, ciascuno di noi amerebbe poterla parlare, abbracciare. Quanti di voi sono venuti perché hanno nel cuore qualcosa che pesa da chiedere, da mettere nelle sue mani, qualche consiglio da chiederle? Tutti vorremmo domandarle e chiederle qualcosa. Tutti questa sera riceveremo qualcosa. Anche chi non potrà toccarla, anche chi non potrà parlarle, riceverà qualcosa questa sera. Anzi, qualcuno riceverà tutto, dipende dalla fede, dipende dall'amore che è nel cuore di ciascuno di noi. E questa sera il primo grande dono che ci viene fatto in occasione di questo 85esimo compleanno ce lo dice, ce lo dà la parola di Dio. Innanzitutto la parola di Dio questa sera viene a consolarci, a dirci una cosa molto semplice, ma importante nella nostra vita. E poi ci viene a chiedere due impegni concreti che servono oggi per essere veramente cristiani, e quindi cristiano uguale felice. Attenti però, quando io dico felici, non voglio dire una persona che non soffre, perché una persona che non soffre è già nell'aldilà. Su questa terra non esiste una vita felice che non sia anche sofferenza, come non esiste rosa senza spine. Le rose più belle hanno le loro spine, e diceva Santa Rosa, proprio perché domani è la festa di Santa Rosa, diceva che la scala che porta al cielo è una sola, è la croce. E Mamma Natuzza lo conosce molto bene. E questa sera è proprio questo il dono che viene a fare a ciascuno di noi. Il dono che forse poche volte scopriamo. Quante volte diciamo: Dio, tu mi hai dimenticato. Perché ti ho dimenticato, figlio mio? Perché mi hai messo una croce? Ma no, la croce è l'ancora che io ti ho dato.
perché tu possa attaccarti a me e salire al cielo. Allora, amici miei, questa sera, quando torniamo a casa, ognuno di noi, la croce che ha, la sofferenza che ha, questo peso enorme che certe volte sembra impossibile da sopportare, non guardiamolo più, non guardiamolo più come, permettete che dica, una dimenticanza, peggio una maledizione di Dio, no, ma come semplicemente un gesto di amore, perché quelli che Dio ama li fa loro condividere la sofferenza. E come facciamo a saperlo? Abbiamo un esempio. L'esempio è questo. Mamma Natuzza non conduce una vita facile, senza problemi, senza difficoltà. Avete sentito prima Padre Pasquale, Don Pasquale? Sofferenze fisiche e sofferenze spirituali e mistiche. Chi ama Dio riceve questo dono. E noi allora dobbiamo chiedere questa sera una grande grazia, quella di poter capire il dono della sofferenza che ognuno di noi porta sulle sue spalle e nel suo cuore. Allora, quando tornate a casa questa sera, non guardate più la croce che avete come una maledizione, come un peso insopportabile da portare sulle spalle, ma piuttosto come la scala, dice Santa Rosa, come l'ancora, come la corda che ci salva, che ci lega a Dio. Ora, c'è qualcosa di più che questa sera noi comprendiamo dalla parola di Dio. E ci sono due insegnamenti concreti che è importante portare nel cuore a casa e che dobbiamo comprendere molto bene. Uno è semplice e lo prendiamo dalla seconda lettura, la lettera di San Paolo agli Efesini, che descrive la famiglia. La famiglia così come l'ha concepita Dio. Dice San Paolo, riferendosi a un passaggio della Sacra Scrittura, del Genesi e la parola di Gesù, l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Ecco la famiglia, il progetto di Dio. L'uomo cosa ha fatto? L'uomo ha sfasciato questo progetto, perché l'uomo purtroppo crede di potersi costruire la sua felicità con le sue mani e poi si ritrova con i pezzi rotti, con i cocci rotti, e la famiglia oggi è sfasciata. Questo, quante tra di voi sono qui, quante mamme piangono perché i loro figli si sono divisi? Quante mamme tra di voi piangono perché il marito se n'è andato? Quanti piangono perché vedono attorno a sé le famiglie che si sfasciano con tanta facilità? Cosa possiamo fare noi? Cosa possiamo fare perché lo cambi? Apparentemente poco o nulla, ma noi possiamo fare tanto. Quante mamme tra di voi anche, immagino, piangono perché il suo figlio, la sua figlia, si è allontanata dalla fede, è andato appresso ad altre stupidaggini, ha seguito altre teorie e oggi soffriamo perché vediamo allontanarsi la gente da Dio e trovarsi sempre più confusa e sempre più divisa. Cosa possiamo fare? Non possiamo cambiare il mondo noi. Il mondo sembra che vada per questo verso e non possiamo certo fermarlo con le nostre mani, ma possiamo fare tanto, ed è un impegno che noi possiamo prendere. Cenacoli di preghiera, pregare per l'unità della famiglia, pregare semplicemente. C'è una mamma che è diventato il modello delle mamme e il modello per eccellenza, Santa Monica. Celebreremo la sua festa tra qualche giorno. Suo figlio si chiamava Agostino. E Sant'Agostino nella sua vita si è allontanato e questa donna piangeva e pregava. La sua gioia è stata quella di rivedere non solo Agostino ritornare alla fede cattolica e ricevere il battesimo dopo aver seguito le catechesi di Sant'Ambrogio a Milano,
ma lui Agostino, che aveva fatto una vita un po' così, aveva avuto un figlio con una certa, poi si era allontanato, aveva avuto una vita un po' come l'assomiglia a tanti giovani di oggi che preferiscono, come dire, convivere, la convivenza, e passare spesso da una convivenza all'altra. Nulla c'è di nuovo nella storia, ma Santa Monica ebbe la gioia di vedere suo figlio convertito e di vederlo anzi decidere di diventare monaco e fondare un monastero. E Santa Monica si ricordò la frase che le disse il vescovo di Tagaste, lì verso nell'Africa occidentale, quando le disse: ricordati mamma che Dio non rimane mai insensibile alle preghiere di una madre e alle sue lacrime, lacrime e preghiere. Mamme che mi ascoltate, nonne che mi ascoltate, le vostre lacrime, se sono intrise di preghiera, anzi, le vostre preghiere, se sono intrise di lacrime, se nascono dal cuore, diventano acqua che fa fiorire il deserto. E dove c'è egoismo, dove c'è indifferenza, dove c'è morte, nascerà la vita, rinascerà l'amore. Ecco il primo grande insegnamento e anche, vorrei dire, il primo slancio interiore che ci portiamo via da questo incontro. Ma ce n'è un altro, un'altra. La parola di Dio questa sera si rivolge al cuore di ciascuno di noi, e sia la prima lettura come il Vangelo questa sera attende da noi una risposta. Giosuè convocò i suoi e disse: sentite un po', io vedo che tra di voi, adesso che siete arrivati alla terra promessa, Israele aveva passato il deserto, poi era arrivato finalmente alla terra promessa e aveva cominciato, come succede sempre quando uno comincia a stare un po' meglio, a rivolgersi a vecchi riti, aveva cominciato a seguire altri dei, aveva cominciato ad adorare gli idoli, aveva cominciato a corrompere la sua legge. Allora Giosuè li riunì e gli disse: sentite, qui bisogna che vi decidete, chi volete seguire? Gli dei, gli idoli di questa gente o il Dio che ci ha salvato? E loro fecero quel bellissimo atto di fede, noi lo avete sentito nella prima lettura, noi serviremo il Signore. Perché? Perché è il nostro Dio. E nel Vangelo c'è di più. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è l'ultima parte del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, dove Gesù, dopo aver moltiplicato i pani e i pesci, fa un lungo discorso in cui spiega a loro: voi avete mangiato e per questo adesso volete che io vi cercate tutti, ma non è il pane il tutto che io voglio darvi, c'è un pane più importante, io sono il pane della vita, e accennava e parlava dell'Eucaristia. Io sono il pane della vita, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, se siete andati a messa, lo avete ascoltato domenica scorsa, vivrà in eterno. Mangiare la carne, mangiare, bere il sangue, noi oggi comprendiamo poco, ma gli ebrei che ascoltavano, siccome sapevano le scritture, capivano che in quel momento quell'uomo si stava proclamando Dio, perché dare la propria vita, dare il proprio sangue, significa dare la vita. E solo Dio può dar la vita. Mangiare la carne significa diventare una sola cosa con Dio. Ecco perché poi nell'Eucaristia Gesù ci dirà più chiaramente che noi ricevendolo diventiamo Gesù. Bene, la gente, i discepoli cominciano a dire: ma tu stai dicendo delle cose troppo dure, noi, è una parola troppo dura questa. E Gesù, e dice il Vangelo, cominciarono ad andarsene e Gesù rimase solo coi discepoli, e ai dodici disse:
volete andarvene via anche voi? Gesù, quando dice la verità, non fa sconti. Non è che dice, per carità, no, tornate qui, ma no, io stavo scherzando. No, dice, ve ne volete andare anche voi? Ai 12. E Pietro risponde, ma dove vuoi che andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna. Volete andarvene anche voi? Oggi nel mondo c'è tanta gente che scappa. Nella Chiesa c'è tanta gente che se ne sta andando via. Corre da altre parti, altre sette, altri gruppi. C'è poi gente che ci resta all'interno della Chiesa, ma fa come vuole lui. Dice, a me quello che dice il Papa mi interessa poco. A me quello che dice il Vescovo, quello che dice... No, ma sa, fare un po' un cristianesimo fai da te, no? Prendo un po' di qui, un po' di qua, ma giusto le cose come mi sembra, perché in fondo bisogna essere moderni, bisogna avere una fede adulta, come ha detto il Papa qualche giorno alla chiusura dell'anno paolino, quando disse oggi molti parlano di fede adulta e per loro fede adulta significa fare di testa loro. Ma ha detto il Papa, oggi avere una fede adulta significa andare controcorrente, significa obbedire alla Chiesa, essere presi per stupidi spesso, perché si segue troppo la Chiesa e non si è alla moderni, perché non si fanno le cose così secondo lo spirito di questo mondo. Volete andarvene anche voi? Questa sera Gesù lo dice a ciascuno di noi, te ne vuoi andare anche tu? Sappi che se tu mi vuoi seguire, io non ti faccio degli sconti, io non ti aggiusto le cose. Non è che tu mi dici, Signore, fammi vincere al totocalcio e io ti faccio vincere. Non è che, Signore, fammi avere un lavoro, ecco, ti faccio avere subito il lavoro che hai sognato. Signore, fammi avere questo. No, con me no, dice il Signore. Con me ti devi mettere in un'altra ottica e ti devi mettere in un'altra dimensione. Devi semplicemente dire, Signore, sia fatta la tua volontà. Sei disposto? A queste condizioni scoprirai la bellezza del mio amore. Se no, no. Pietro lo ha capito. Pietro, illuminato dallo Spirito Santo, gli dice, Signore, ma dove vuoi che andiamo? Dove vuoi che io vada? Tu solo hai parole di vita eterna. Che vuol dire avere parole di vita eterna? Tu solo capisci cosa c'è nel mio cuore che aspira all'eternità, all'infinito, e sai darmi la parola giusta al momento giusto, una parola che cambia il mio cuore. Ed ecco, con Pietro, anche noi questa sera, come con gli ebrei quando Giosuè li ha provocati, anche noi questa sera diciamo, Signore, noi abbiamo creduto, noi abbiamo conosciuto che tu sei Dio e noi vogliamo stare con te. Mamma Natuzza ci dà questo esempio. Stare con Gesù, rimanere con Lui, e se rimaniamo con Lui guadagniamo veramente tutto, anche se dobbiamo soffrire, capite? Anche se gli altri non ci capiscono, nel fondo del cuore sentiremo sempre la carezza di Dio. E vorrei concludere guardando a Maria. Oggi, guardate, per una bellissima coincidenza celebriamo il compleanno di Mamma Natuzza un giorno prima, nel giorno in cui si celebra la festa della Madonna Regina. E cosa vuol dire la Madonna Regina? La Madonna che è Regina, che ha seguito Gesù, la Madonna che è mamma nostra e con quel manto straordinario ci tiene tutti attorno a sé come suoi figli. Ebbene, è lei e alla Madonna che vogliamo affidare Mamma Natuzza e chiederle che nel cuore di ciascuno di voi non manchi mai la carezza di Dio, l'amore di Dio, la pace di Dio. La sua presenza sia per tutti l'unica, vera, profonda consolazione. E questo basta.
perché dove c'è la presenza di Dio c'è la luce e c'è la gioia. Sia lodato Gesù Cristo. Beati siamo noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
il mio cuore, Gesù, abbiamo cantato poco fa. Rendilo come vuoi tu. In questo momento la preghiera che noi facciamo, eleviamo a Gesù, è un grazie. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché tu sei venuto nel nostro cuore. Grazie. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché venendo nel nostro cuore ci assicuri che tu ci ami. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché venendo nel nostro cuore tu ci assicuri che non siamo soli. Grazie, Signore Gesù. Ora vogliamo ringraziarlo, il Signore, per mamma Natuzza, per tutto quello che lui compie attraverso di lei. Grazie, Signore Gesù. Vogliamo ringraziarlo, Gesù, perché attraverso tanti segni ci assicura che ci è accanto, anzi è dentro il nostro cuore, se noi non ci allontaniamo da Lui. Grazie, Signore Gesù. Ora diciamo, noi ti amiamo, Gesù. Noi ti amiamo, Gesù. Noi ti amiamo, Gesù, anche quando per la nostra debolezza cadiamo nel peccato. Noi ti amiamo, Gesù. Noi ti amiamo, Gesù, anche quando siamo stanchi, anche quando non riusciamo nemmeno a pregare. Noi ti amiamo, Gesù. Noi ti amiamo, Gesù, anche quando la nostra giornata è faticosa e quando arriviamo alla fine della giornata e siamo presi da tante preoccupazioni perché il giorno è stato faticoso e si preannuncia un giorno più difficile. Noi ti amiamo, Gesù. Noi ti amiamo, Gesù, sempre, perché tu non ci abbandoni mai, anche quando sembra che la pioggia cade nel nostro cuore, il buio entra nella nostra anima. Noi ti amiamo, Gesù. E ora noi ti ringraziamo, Gesù. Noi ripetiamo insieme, noi ti ringraziamo, Gesù. Noi ti ringraziamo, Gesù. Noi ti ringraziamo e ti amiamo, Gesù. Noi ti ringraziamo e ti amiamo, Gesù. Noi ti preghiamo, Gesù. Noi ti preghiamo, Gesù. Ti preghiamo per i nostri sacerdoti in quest'anno sacerdotale, perché siano santi, perché siano tanti, ma soprattutto santi, e ci siano tanti seminaristi che si preparano alla vita sacerdotale. Noi ti preghiamo, Signore Gesù. Noi ti preghiamo, Gesù, per le famiglie. Quante famiglie sono in difficoltà, quante famiglie restano unite nonostante le difficoltà, quante si sfasciano, quante si rovinano, quante vanno alla deriva. Noi ti preghiamo per tutte le famiglie, noi ti preghiamo anche per chi non prega, anche per chi non vuole. Noi ti preghiamo, Gesù. Noi ti preghiamo, Gesù, e qui una preghiera particolare per gli ammalati che sono qui. Io sono convinto che questa sera, anzi lo so, lo sento, il Signore guarirà. Guarirà chi con fede questa sera. La presenza di Gesù nel nostro cuore e la certezza glielo chiede abbandonandosi alla sua volontà. Preghiamo per gli ammalati, preghiamo per i sofferenti, preghiamo per chi è depresso, per chi soffre di solitudine, per chi si sente abbandonato. Noi ti preghiamo, Gesù. Con fede, noi ti preghiamo, Gesù. Noi ti preghiamo, Gesù. E ora noi, Gesù, ti vogliamo pregare per i nostri defunti. Ci sono qui delle persone che hanno perso il figlio per un incidente stradale, per un tumore, che hanno perso un loro caro di recente. I nostri defunti sono come le stelle del cielo. In una notte buia sono invisibili, ma ci sono. Ci sono accanto sempre, anzi sono nel nostro cuore. E questa sera vogliamo pregare per tutti i nostri cari defunti, affidandoli tutti nelle mani del Signore. Soprattutto preghiamo per quei defunti per i quali nessuno prega. Per loro, Gesù, ti vogliamo pregare. Questa sera vogliamo affidarti le anime che sono dimenticate da tutti, che da anni, da secoli, forse da millenni, nessuno se li ricorda.
per tutti loro, con un gesto di amore infinito, noi ti preghiamo, Gesù. Noi ti preghiamo, Gesù. Ed ora rendiamo insieme lode alla Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e con i secoli. E chiediamo a Maria di essere sempre accanto a noi. Aiutaci, o Maria. Aiutaci, o Maria. Cuore immacolato di Maria, rifugio delle anime. Ed ora concludiamo la nostra celebrazione. Preghiamo. Porta a compimento, Signore, l'opera redentrice della Tua misericordia, e perché possiamo conformarci in tutto alla Tua santa volontà, rendici forti e generosi nel Tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Ora insieme preghiamo la Vergine Maria, la nostra Mamma Celeste, facciamo un canto alla Madonna. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta, il mio Salvatore. Nella mia povertà infinito mi ha guardato, in eterno mi creatura, mi chiamerà beata. La mia gioia è nel Signore, che ha compiuto grandi cose in me. La mia lode al Dio fedele, che ha soccorso il suo popolo. Con la benedizione che scende su ciascuno di voi, su tutte le vostre intenzioni, sugli oggetti religiosi che avete con voi, sui rosari che avete acquistato, su tutto, sugli ammalati in modo particolare, che vi accompagna come questo raggio di sole a casa, con la certezza che Dio è con noi, e se Lui è contro di noi siamo sicuri, perché il suo amore ci accompagna e ci protegge. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso,
che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Per intercessione di Maria, Vergine, Madre e Regina, che ha dato al mondo l'autore della vita, Dio vi protegga sempre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace nel nome del Signore. E diamo grazie a Dio. Gentilmente tutti seduti, tutti seduti, tutti seduti. Vi farei dare la possibilità che non solo scenda Mamma Natuzza, ma soprattutto gli ammalati che possono scendere e uscire dal cancello. Dal cancello, non dalla... Yeah.